Signore e signori, cari amici di Villa Lante, benvenuti qua a Villa Lante a Gian Nicolo e anche via Zoom. Credo che ci stanno seguendo, ci sta seguendo un gruppetto abbastanza numeroso stavolta. Qua ci troviamo nel bel mezzo di giugno caldissimo romano, però. Abbiamo una presentazione davvero interessantissima stasera che ci chiuderà questa stagione primaverile delle nostre presentazioni insieme agli amici di Villa Lante. Credo proprio di non dover presentare la figura di Fausto Zevi, nostro primo relatore stasera, che direi che come dire, uno dei menti più riguardevoli dell'archeologia italiana, per dir poco, nonché uno dei amici di Villa Lante e dell'istituto finlandese più grandi, più cari, che ci fa molto piacere. Allievo di Ranuccio Bianchi Bandinelli, stato soprintendente di Ostia, Napoli, Alpigorini e professore al perfezionamento in archeologia all'Università Federico II di Napoli e ordinario di archeologia alla Sapienza di Roma, insegnando anche all'Università Salerno, Cagliari. Fausto Zevi è dal 1999 anche accademico dei Lincei. Degni di nota sono i volumi di cui è stato curatore su Pompei, cominciando da Pompei 79 ai due grossi volumi editi dal Banco di Napoli, nonché i suoi numerosissimi scritti su Ostia e sui campi Flegrei. Stasera ci presenterà insieme alla dottoressa Nuzzo questi splendidi bronzi rinvenuti nella casa di Giulio Polibio a Pompei quando ne era alla guida. In quanto Elsa Nuzzo ha svolto il suo dottorato di ricerca sulla decorazione architettonica di Cuma presso l'Università degli Studi di Napoli, Federico II, presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene, ha poi svolta una ricerca postdoc patrocinata dall'Accademia Nazionale dei Lincei e i suoi ambiti di studio spaziano dall'architettura alla scultura in marmo e in bronzo di epoca romana. Ha collaborato al progetto di allestimento all'edizione del catalogo del Museo Archeologico dei Campi Flegrei a Baia e attualmente impegnata proprio nell'edizione dei bronzi del triclinio di Gaio Giulio Polibio a cura di Fausto Zevi e poi anche impegnata in un progetto di ricerca Iris Image et Rituel dans l'Italie et la Sicilie Antique, patrocinato dall'École Française de Rome e dal Centre Jean Bérard de Naples. Allora, lascio la parola ai nostri relatori di stasera. Prego, professore. Molte grazie di questa dell'invito in primo luogo, poi di questa presentazione. E questa conferenza sarà abbastanza lunga e pesante, quindi spero che resistiate all'azione combinata del caldo e degli oratori, cosa che non sarà facilissima, immagino, e ci alterneremo nella recitazione di questo testo che nasce un po' in margine, questa conferenza nasce in margine alla preparazione di una pubblicazione, di un libro che sarà pubblicato dall'Associazione degli Amici di Pompei, che ringraziamo per l'appoggio che ci ha sempre dato, e che sarà composto dai lavori di vari autori, oltre di Elsa e miei, naturalmente di Antonio Varone, di Domenico Esposito, di Simona Minichino, che purtroppo ci ha lasciati anzitempo, di Clara De Decker, inoltre gli autori di contributi scientifici sull'analisi dei bronzi, eccetera, di Elisa Pucci, con, scusate che li leggo perché non li conosco tutti, Andrea Cagnini, Monica Galeotti e Barbara Salvatori.
Le fotografie che vedrete in gran parte sono di Pedicini, dell'archivio dell'arte di Pedicini. Inoltre vogliamo ringraziare tutti quelli che ci hanno in qualche maniera facilitato le ricerche, non soltanto per questa conferenza, ma appunto per la pubblicazione che speriamo di poter finire abbastanza presto. In primo luogo Greta e Stefani, e Stefano De Caro naturalmente, Valeria San Paolo, va da sé, Floriana Miele, Scarpati, Giuseppe Scarpati e anche Andrea Milanese, che è un po' il depositario degli archivi storici del Museo Nazionale di Napoli. Allora ci alterneremo, Elsa e io, nella lettura di questo testo, e comincio io con raccontandovi qualche cosa sulla casa e il triclinio che ci interessa, quello in cui sono stati trovati appunto i bronzi di Giulio Polibio sulla Via dell'Abbondanza, venne scavata e subito restaurata negli anni 10 del Novecento, nel quadro del programma di Vittorio Spinazzola, inteso a recuperare interamente l'aspetto della maggiore strada di Pompei, con i suoi prospetti di case e di edifici commerciali, botteghe, officine, scritte di propaganda e manifesti murali. Sono i cosiddetti scavi nuovi di Via dell'Abbondanza. Distrutta da una bomba durante la Seconda Guerra Mondiale, la facciata è stata ricostruita, come la vedete, in parte con gli antichi materiali. Fu invece Alfonso De Franciscis a volere lo scavo integrale della casa negli anni tra il 1966 e il 1976, con l'intendimento di proporre uno scavo in qualche modo esemplare, recuperando e consolidando quel che veniva in luce, tra l'altro con una sistematica realizzazione dei calchi in gesso di ogni elemento ligneo, le porte, i letti, gli stipi del peristilio che contenevano la suppellettile domestica, oltre, come diremo, ai calchi delle radici degli alberi del giardino ad opera di Wilhelmina Jastrzębski. Documentando cioè con ogni cura quanto di conoscenze offriva una situazione archeologica privilegiata come Pompei, alla bravissima disegnatrice Maria Oliva venne oculatamente affidato il compito di redigere il giornale di scavo e di fissare ogni situazione e ogni particolare con rilievi e preziosi acquarelli. E tra parentesi, il suo giornale di scavo è stato pubblicato integralmente e costituisce oggi la base di ogni ricerca, mentre una vera edizione scientifica della casa ancora oggi manca. Il tempo non consente una descrizione dettagliata, vanno segnalate però alcune singolarità nella disposizione interna, e come in alcune altre grandi case pompeiane contemporanee, la casa si articola su due atri, li vedete in una sezione trasversale, uno diremo padronale, l'altro di servizio. Ma nel settore padronale, e questo è proprio un unicum, al primo grande atrio a doppia altezza, e probabilmente coperto, un atrium testudinatum secondo Vitruvio, segue un secondo atrio di tipo più tradizionale, cioè tuscanico, con un impluvio e un puteale da cui attingere acqua dalla sottostante cisterna. La casa infatti non era allacciata all'acquedotto del Serino, una diramazione del quale raggiungeva Pompei, consentendo alle case più ricche di esibire piccoli giardini formali con zampilli e giochi d'acqua, adorni di sculture decorative in bronzo e in marmo, pensate alla Casa dei Vecchi, per un esempio celebre, che sono qui completamente assenti. Continuando il percorso all'interno della casa, si raggiunge infatti il peristilio, dove erano piantati arbusti a spalliera sulla parete di fondo, e al centro alcuni alberi da frutto, uno o due fichi, un giovane olivo e un mandorlo o un ciliegio, cui si adatterebbe una lunga scala di cui si sono trovate le tracce. Sul fondo del peristilio una serie di ambienti di rappresentanza, tra cui almeno due triclini, uno estivo e uno invernale, e un salone, oltre ad un cubicolo con anticamera per il riposo nelle pause delle lunghe cene serali. In due di questi ambienti, ridipinti nel quarto stile dopo il terremoto del 62, le decorazioni sono molto ben conservate. Sì, e qui si erano rifugiati durante l'eruzione gli abitanti della casa, in uno quattro persone, forse un'unica famiglia, nell'altro forse sei persone, le ossa di due delle quali risultavano però sconvolte dai clandestini, non sappiamo quando, penetrati nella stanza praticando un buco nel muro. Infine, nell'ultima stanza ad ovest, il triclinio EE,
le cui porte, come risulta dai calchi a destra, erano chiuse al momento dell'eruzione, erano custoditi gli oggetti di bronzo di cui parleremo. Lasciamo da parte l'atrio minore e gli ambienti di servizio, qui c'era la cucina con le pentole ancora sui fornelli e una fittura di larario rinnovata dopo il terremoto, forse con i ritratti dei domini della casa. Qui erano anche scale per gli ambienti del piano superiore. Ma anche in questa parte incontriamo, in analoga successione, un atrio testudinato come l'altro, ma più piccolo, cui segue uno spazio più o meno corrispondente all'atrio tuscanico della parte principale. La spiegazione di questi assetti si è avuta soltanto quando si è compreso, abbastanza di recente tutto sommato, che la casa attuale risulta dalla unificazione avvenuta nel secondo secolo avanti Cristo di due case più antiche del tipo di quelle case a schiera riconosciute per primo da Adolf Hoffmann in un pionieristico studio del 1979, e create nel contesto di una pianificazione urbanistica risalente forse al terzo secolo avanti Cristo, anche se non è chiaro perché nella unità risultante si siano conservati gli atri testudinati originari, raddoppiando quello principale con la creazione del secondo atrio tuscanico. L'ampia dimora venutasi così a creare era decorata nel primo stile pompeiano, che è stato lasciato sussistere in vari ambienti e soprattutto nell'atrio testudinato maggiore, come si riscontra in altre abitazioni di Pompei, dove volutamente tali antiche decorazioni connotavano la pars publica della casa, cioè quella aperta ai visitatori e agli estranei, attestando la remota origine e quindi la nobiltà della dimora. Ma alcuni ambienti sono stati ridecorati successivamente, nel secondo stile, nel terzo e dopo il terremoto del 62 nel quarto stile, come ha stabilito la fine analisi che Domenico Esposito ha dedicato alle pitture della casa. E comunque lavori di ridecorazione erano in corso al momento dell'eruzione, come attestano nell'atrio principale un mucchio di calce in un angolo, con anfore che erano adoperate per l'acqua, e nel triclinio e quello che ci interessa, le pareti rasate e in corso di ridipintura, una sola delle quali conservava la decorazione di terzo stile con un bel quadro di paesaggio mitologico col supplizio di Dirce, databile fra 30 e 50 d.C. A questo periodo deve risalire anche una parziale modernizzazione dei pavimenti originari di primo stile, che erano cocciopesti decorati con tessere a motivi geometrici, rimasti in uso fino alla fine, e che solo in un paio di ambienti rappresentativi, l'impluvio dell'atrio tuscanico e il triclinio EE, vengono ora impreziositi con inserimenti di piastrelle di marmi colorati. Queste migliorie segnalano forse un cambio di proprietà. Si può immaginare che sia stato allora che si sono stabiliti a Pompei i Gai Giulii, discendenti di liberti imperiali che al tempo dell'eruzione abitavano nella casa che oggi si intitola il loro nome? Ho usato il plurale Gai Giulii e non solo il nome di Polibio e spiego il perché. La denominazione della casa di Gaius Iulius Polibius si fonda in primo luogo sulla dislocazione dei programmata, cioè le scritte di propaganda elettorale, che per essere dipinte su case private dovevano essere state commissionate dagli stessi proprietari o almeno scritte con il loro consenso. Dunque essi stessi erano i candidati alle elezioni o quantomeno i sostenitori più diretti del candidato. Nel nostro caso il ragionamento si è rivelato giusto, perché oltre a quelle sulla facciata e all'ingresso, ma ce ne sono anche in vari luoghi della città, scritte elettorali per Polibio ve ne erano perfino all'interno della casa, che propagandavano la sua candidatura da prima per le elezioni ad edile e poi ad uovilo, cioè la maggiore carica cittadina, forse nel 73 d.C., comunque non molti anni prima della catastrofe del 79. Ma Polibio compare già nel 60 fra i testimoni di una tavoletta cerata dell'archivio di Cecilio Giocondo, quindi già adulto e probabilmente dopo aver già rivestito la edilità. Tuttavia, fra gli oggetti custoditi in uno degli armadi del peristilio, v'era un anello col sigillo col nome di Gaius Iulius Philippus, che ricompare nei graffiti della cucina e ricompare a fianco di Polibio in un programma elettorale. Era dunque un parente stretto, un fratello, per esempio. Il sigillo indica che la casa doveva essere sua e che Polibio forse abitava altrove, magari nella casa contigua e comunicante verso est, ancora non scavata, come ha supposto Domenico Esposito. Oppure erano padre e figlio, dove il padre Filippo Liberto non aveva, come invece aveva il figlio, i requisiti di nascita libera per aspirare a cariche pubbliche? Non sappiamo. In una delle raccomandazioni elettorali si afferma che Polibio panem bonum fert,
porta fa pane buono. E in un'altra lui stesso viene definito pistor e i suoi sostenitori sono i pistores, cioè i mugnai, i panettieri. E infatti nella casa cosiddetta dei casti amanti, che fronteggia la casa di Polibio subito al di là del vicolo, trasformata negli ultimi tempi in un panificio, una delle macine in pietra reca incise le iniziali CIP, se ne è accorto Nicola Montex, credo, cioè Gaius Iulius Polibius. Ma mi fermo qui perché di Polibio molto meglio di me potrebbe parlarvi Antonio Varone, che in anni recenti gli ha dedicato studi illuminanti. Torniamo alla nostra casa. Quando assunsi l'incarico di soprintendente, lo scavo era completato, ma restava ancora, ed era il 1978, una rampa di terra nell'ambiente EE che serviva alle carriole per salire fino a raggiungere 6 o 7 metri più in alto il piano di campagna esterno. Una rampa ormai inutile visto che lo scavo era al termine e anzi pericolosa perché facilitava dall'esterno l'accesso a eventuali malintenzionati. E così disposi, d'accordo col direttore Stefano De Caro, allora direttore degli scavi di Pompei, che si procedesse a rimuoverla, sempre naturalmente con la vigile presenza di Maria Oliva e della sua equip. Ma con sorpresa di tutti, appena sotto il piano di transito delle carriole, cominciò ad emergere il diadema sul capo dell'Apollo e poi via via tutta la statua, eccola qua, in piedi sulla sua base e in basso sul pavimento, li vedete qui a sinistra, tutto il servizio triclinare della casa, una quantità di vasi e di oggetti bronzei deposti nella stanza al momento dell'eruzione. Gli schizzi di Maria Oliva danno un'idea delle condizioni di rinvenimento, li vedremo forse più avanti, tanto più emozionante quanto più inaspettato. Lungo le pareti ovest, nord ed est della sala sono anche venuti in luce i resti di 3 letti tricliniari disposti ai margini di un'area all'incirca quadrangolare del pavimento, segnalata da una disposizione più regolare delle piastrelle marmoree inserite nel cocciopesto. Lunghi 2,35 m, larghi 1,20 m, la struttura dei 2 letti laterali, quello sul fondo non era decorato, era costituita da un telaio rettangolare in frassino con 4 gambe in bronzo tornite, schiacciate dal crollo del soffitto, e una spalliera di abete bianco a forma di cuscino ondulato, rivestita sui fianchi da fulcra di bronzo, quelli del lato esterno figurati in alto con una protome equina e con un busto di satiro nel medaglione inferiore. Databili, in base alla classificazione della Paus, tra la fine del primo secolo avanti Cristo e l'inizio del primo secolo dopo Cristo, è il suo tipo 4, un tipo non comune, attestato a Pompei nella casa del Menandro. Le impronte nella cenere hanno appurato che il piano di legno, come vedete dal diario di Maria Oliva, costituiva la terminazione verticale della spalliera, recava sul retro 3 riquadri filettati con sottilissime lamine d'argento. Le osservazioni dell'Oliva hanno consentito di ricostruire, una pur sommaria ricostruzione presentata oggi nella sala, l'abbiamo vista prima, la struttura del telaio ligneo con gli incastri ad angolo retto delle lamine bronze di rivestimento laterale, su cui si è notata anche la presenza di tracce di tessuto. Prosegue. Elsa. Salve. In qualche modo elemento dell'arredo triclinare è anche la statua dell'Apollo, alta 1,28 m, stante sopra una base rotonda in bronzo, collocata in posizione visibile da entrambi i vani di accesso al triclinio, come ad accogliere gli ospiti del banchetto, nella luce soffusa delle lucerne che rischiara la sera, un'atmosfera che rievoca i versi di Lucrezio, da cui il titolo della nostra conferenza. Ritrae in uno stile antichizzante il giovane dio stante di prospetto, nudo e in pulvere, mentre avanza di poco la gamba sinistra, contraendo con un moto piuttosto innaturale i glutei. Ma a differenza della maggior parte dei curoi arcaici, le braccia appena discoste dal corpo sono piegate ad angolo e protese a sostenere 2 aste portafiaccole in bronzo con tralci e fiori. Applicate in antico per trasformare la statua in un lupus, in un apprestamento
che appare simile a quello ipotizzato per l'etero di Via dell'Abbondanza. Su una di esse, verosimilmente era disposta a supporto delle lucerne la sottile lastra in granito trovata nella sala. Nell'originale greco, da cui proviene, riprodotta in diverse statue, come l'Apollo di Piombino, opera di un artista rovio, la mano sinistra, chiusa a pugno, doveva brandire l'arco, mentre la destra, tesa e con il palmo rivolto in alto, esibiva forse una fiale. Lo schema, con varianti, è riproposto nella tradizione copistica dell'Apollo Filesio di Canopos, la statua di culto del Didymaion di Mileto, cui risale anche questo bronzetto che vi mostriamo. La bellezza acerba dell'Etebo, esaltata dalle foto di Pedicini, si rivela nella tenue partizione della massa muscolare del polso e nell'espressione dolce del viso, illuminata da un lieve sorriso. Con manierata simmetria, la doppia frangia di riccioli incornicia la fronte e i lunghi capelli, trattenuti da un cercine, fluiscono in fitte ondulazioni incise sulla calotta e si raccolgono sulla nuca, fino a serrarsi in uno scimione, mentre due ciocche discendono dietro l'orecchio, dispiegandosi con una leggera pistettatura sul petto. La statua è stata fusa con la tecnica della cera persa ed eseguita in sei parti separate. Rivelano le traversie del bronzo numerosi difetti di colata risanati all'interno della figura con piombo, lesioni e diversi tastelli di riparazione. I bulbi oculari sono in osso o in avorio, ravvivati da un'ilide in pasta vitrea, e le ciglia di riporto erano composte di sottili lamiche metalliche, così è riportato nella relazione dell'ICR che eseguì i restauri nel 1981. Le aureole dei capezzoli sono impreziosite da gemme di rame, quindi si cercava di creare degli effetti coloristici nella statua. Il diadema, seminato in bronzo, aggiunto in un restyling della scultura, era saldato alla corona vegetale, lavorata a giorno e ornata da palmette e fiori di loto, che ha subito in antico un restauro corsivo ed è simile appunto ad esemplari dell'età Giulio-Claudia. Le recenti analisi hanno mostrato che sulle staffe lampadopore i fiori esterni dei raceni con petali appuntiti presentano nella lega un tenore maggiore di rame e minore di stagno e piombo, cioè una composizione diversa da quella dei fiori interni delle stesse staffe e degli altri elementi strutturali della statua. E questo potrebbe forse indicare la volontà di creare degli effetti coloristici e quanto, diciamo, emerge anche se in via ipotetica dagli studi dell'equipe dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, che qui menzioniamo. La base della statua, già frammentata in antico, era stata risarcita con la saldatura di numerosi tasselli, anche di reimpiego, incluso un frammento di iscrizione, la lettera R, che si vede qui, che abbiamo segnalato. L'Apollo del triclinio di Polibio si inserisce nella serie delle immagini dei servi muti, come il Dioniso della casa di Marco Fabio Rupo e il già citato Efebo di Via dell'Abbondanza, che assieme alle sculture di giardino appaiono essere la categoria di statue più diffuse nelle residenze di Pompei. Omologate nella dimensione minore del vero e nelle forme aggraziate dei corpi, mostrano la corrispondenza tra i lemmi del linguaggio figurativo e la percezione del bello, direi una dimensione mistilinea dell'eros. E come embodied objects, raccordano la natura dell'opera d'arte alla funzione dell'oggetto d'arrivo. Eclettiche nello stile, sostanziano nell'avvenenza eterica dei corpi e nella sensualità ingentilita dei volti un precipuo canone estetico. Questa concezione in realtà costituisce il discrimen con l'Apollo di Piombino, che pur condividendo l'impostazione generale del tipo, suscita nell'osservatore un diverso effetto visivo rispetto alla nostra statua, preservando il carattere maestoso dell'epifania divina,
connessa alla funzione votiva del simulacro, consacrato ad Atana Livia a Rodi nell'ultimo quarto del secondo secolo avanti Cristo. Oltre che nell'apollo di Piombino, l'acconciatura del nostro apollo con i capelli raccolti all'indietro è attestata in un etebro di Chitera della fine del quinto, inizio quinto secolo avanti Cristo, anche in una delle peploforoi di Villa dei Papiri. I riccioli spiraliformi tubulari, lavorati singolarmente con perizia calligrafica che abbiamo visto prima, sono simili nell'effetto alle ciocche a cavatappi della testa Thunley al British, ricondotto da Strocca all'Apollo Filesio di Canapos, nel Curos Pisoni della Villa dei Papiri, in cui il motivo è associato alla doppia triccia, di tradizione severa, avvolta attorno al capo. Un motivo presente anche su un rilievo neoattico di terracotta da Castel Porziano, risalente all'età augustea e già accostato al tipo dell'Apollo Filesio. In una statua in bronzo da Gaza, poco nota, la cui acconciatura con i capelli arrotolati sopra la nuca lascia godere della linea del collo. Animano il viso i grandi occhi a mandorla, la linea continua che congiunge l'arco rilevato delle sopracciglia, che trova confronto nell'Apollo di Piombino e nel Curos Pisoni. Ma in quest'ultima scultura la bocca carnosa sormontata da una fossetta lascia trasparire una vaga sensualità nell'impressione di un sorriso arcaico generato dalla lieve curvatura degli angoli. Per le affinità stilistiche con le opere antichizzanti della Villa dei Papiri, la scultura, il nostro collo, deve essere assegnata alla seconda metà del primo secolo avanti Cristo. Abbiamo visto che le porte del triclinio erano chiuse e questo naturalmente ci assicura della coerenza del contesto come era al momento dell'eruzione. Ma sui contesti pompeiani si è discusso negli ultimi anni se rispecchiano fedelmente o meno gli usi della vita reale. Trovare oggetti collocati in un certo modo, in un certo determinato posto, significa era quella la loro disposizione abituale? Possiamo cioè trarne conseguenze sul modo di vivere degli abitanti? Ovvero nella concitazione del dramma finale gli oggetti sono stati spostati, ammassati, protetti o selezionati in una estrema speranza di salvezza, sì da non costituire più una testimonianza affidabile della loro funzionalità e del loro impiego effettivo? Nel nostro caso, per esempio, abbiamo a che fare con il servizio del triclinio oppure si tratta di oggetti di pregio anche diversi, qui sistemati per proteggerli da danni o da furti? Quelli del triclinio E non sono i soli bronzi trovati nella casa, altri in genere di molto minor qualità erano sparsi in vari ambienti, soprattutto nella cucina. Alcuni erano custoditi negli stipi collocati nel peristilio. Questi oggetti erano quelli di uso quotidiano, mentre quelli del triclinio E, destinati ad occasioni cerimoniali, forse erano stati temporaneamente riposti in un ambiente non frequentato, e ricordiamo tra l'altro che era in corso la ridipintura delle pareti, e soprattutto ben chiuso. Ma questo non significa che non siano largamente indicativi sia della composizione del servizio triclinale che delle possibilità economiche e del gusto del loro proprietario. Non possiamo qui esaminare partitamente tutti i singoli oggetti. Esiste ad esempio tutta una serie di sostegni di vario tipo, con larghi confronti a Pompei, alcuni dei quali generalmente ritenuti supporti di lucerne, altri forse usati come bruciaprofumi, due candelabri diversi nell'altezza e nella decorazione, in uno dei quali il fusto è configurato come un ramo nodoso. Si tratta di coppie volutamente differenziate, ma funzionali nella simmetria del mobilio. Nella casa sono state trovate ben 67 lucerne di terracotta, che evidentemente costituivano il sistema di illuminazione normale, mentre nel nostro servizio era presente un solo esemplare in bronzo e di un tipo che si impone a Roma alla metà del primo secolo d.C., molto diffuso anche a Pompei, anche se i dettagli in agemina e l'esecuzione raffinata la distinguono nell'ambito della serie. Incerta rimane la funzione di altri elementi, come questa sorta di sgabello a due manici, quindi era trasportabile, con tre piedi e la superficie superiore concava,
che doveva tuttavia far parte dell'armamentario del banchetto se lo si trova in altri servizi, come quello di una tomba di Balcic Dionisopolis in Tracia, dove peraltro era associato proprio ad un servizio Nuber G e ad un cratere figurato con il mito di Ifigenia in Tauride. Qualche parola dobbiamo spendere ancora sui recipienti da banchetto che Suzanne Fassinari, cui dobbiamo la grande classificazione del vasellame bronzeo pompeiano, Fassinari, divide in due categorie principali, quelle per abluzioni effettuate prima e durante i pasti e quelli da tavola per cibi e bevande. La maggior parte dei nostri vasi rientra in tipologie ben individuate e diffuse in abito vesuviano, riconducibile alle coine morfologiche e decorative della suppellettile in bronzo di Pompei. Tuttavia il servizio di Polibio presenta elementi eterogenei, come accumulati nel corso del tempo, diversi per pregio, data e ambiti di produzione. Per i servizi di abluzione ricorriamo ancora oggi alla fondamentale classificazione del Nuber, ormai di 50 anni fa, basata soprattutto sul materiale dei Castra Limitania, quindi sui contesti provinciali. Nuber distingue 4 servizi da abluzioni A, B, C, D, costituiti ciascuno da una brocca per versare l'acqua e da una patera con manico per raccoglierla. 3 di questi servizi sono presenti nella casa di Giulio Polibio, ma 2 di essi solo con una patera, ciò che fa pensare a pezzi residuali pertinenti ai servizi Nuber D ed E, rispettivamente della prima e della seconda metà del primo secolo d.C. La patera del servizio E, secondo Clara De Decker, sarebbe un prodotto di officine greco-orientali. Ai recipienti da abluzioni apparterebbero anche questi, molto comuni a Pompei, che un tempo si definivano forme da pasticceria, nonché una situla e un'olpe da acqua di forma molto semplice, di cui un secondo esemplare identico proviene da un altro ambiente della casa di Giulio Polibio. Di ben altra qualità, invece, sono 2 patere a protome di Ariete che, accoppiate con altrettanti oinocoai del tipo Tassinari e 3000, costituiscono il servizio Nuber G, datato normalmente subito prima del 79, perché si tratta di tipi diffusi nelle province, ma in epoca più tarda, e quindi si presume che la loro produzione si sia sviluppata successivamente. Gli esemplari della casa di Polibio spiccano per l'inusuale qualità delle decorazioni. Le 2 sfinge dell'attacco superiore delle brocche sono vere e proprie statuette a tutto tondo, impreziosite da gemmine in argento, con notevoli interventi di rifinitura a freddo a bulino sul volto, nella capigliatura, nelle ali. Inoltre le 2 brocche e le 2 patere corrispondenti recano impresse la sigla MAT in legamento, che non si ritrova altrove, una bella conferma della loro pertinenza allo stesso servizio come il Nuber aveva riconosciuto anni fa. Nel contesto pompeiano servizi simili si ritrovano ad esempio nella casa del Menandro e nel servizio dell'Insula Occidentalis. In queste 2 brocche particolarmente raffinate, la decorazione con soggetti di contenuto dionisiaco, sono 2 satirelli in posizione contrapposta all'attacco inferiore delle anse, ne indicano l'uso come recipienti da vino. Nei busti di satiri si nota l'eccezionale lavoro di Ergemina. Queste brocche sono tipologicamente rare, secondo la Tassinari, anzi una forma unica nel contesto pompeiano. La studiosa rintraccia dei confronti piuttosto nel mondo orientale e in particolare cita 2 brocche nascoste in un canestro insieme ad altri vasi bronzei in una delle grotte di Engedi, sulle rive del Mar Morto, che servirono più volte da rifugio nel drammatico periodo tra la rivolta cirenaica del 115 e quella ultima di Bar Kokhba nel 132. Altri confronti in ambiente orientale lasciano ipotizzare un'origine dalla Tracia o comunque dall'Oriente greco e dunque anche qui siamo in presenza di pezzi importati e confluiti nel servizio di Polibio. Ma i pezzi di maggior prestigio sono certamente il cratere a calice figurato e la idria argiva. Il cratere a calice ce lo illustra Elsa Nuzzo. Il cratere a calice che nel disegno appare coricato al centro della catasta di bronzo, per l'eleganza dell'esecuzione e la complessità della scena mitologica, costituisce un unicum nelle città vesuviane. Raggiunge un'altezza di 38 cm e con il suo supporto di ben 60. Il corpo presenta una decorazione a rilievo ottenuta apparentemente a sbalzo. I dettagli, come vedremo anche nel dettaglio, sono impreziositi dalla gemma. Mentre gli
incavi delle figure all'interno sono riempiti con pasta di piombo e panno, che rendeva il vaso inutilizzabile nella pratica simposiale. Ma forse vi era inserito un ulteriore recipiente, in ceramica o vetro, per contenere il vino durante il banchetto. Oggetto di prestigio del set tripugnare, il cratere figura ad esempio tra le pellette di lusso del relitto di Maglià, a testimoniare un trend del mercato dell'arte destinato a soddisfare il gusto antiquario della ricca committenza romana. Per la forma, come vedete, è ispirato però a modelli del IV secolo avanti Cristo, affine ad esempio ad un cratere recuperato in una tomba a Sevaste in Macedonia del 340-330 avanti e poco più tardo il cratere della tomba di Verbina del 320. Allo stesso modo ravvisiamo per il suo supporto che è rappresentato nella foto a destra un possibile modello in un bruciancenso in argento, però questa volta, parte del tesoro di Tutankhamon in Egitto, del tempo di Tolomeo III e Vergete, 246-221 avanti Cristo. Sul bordo appena rialzato, che delimita in alto il cesso baccellato, si allinea una teoria di 8 personaggi, intenti ad armarsi nel momento che precede l'azione, ad eccezione del personaggio barbato C, accompagnato da un cavallo e da un cane, e dall'eroe in trono D, raffigurato mentre accarezza un cane molosso. Anche l'eroe H, che fa coppia con G, ha con sé un cane. Isolati su uno sfondo neutro, i personaggi sono raffigurati con sapienti modulazioni prospettiche che col variare la postura dei corpi infrangono la monotonia della paratassi, istituendo nessi relazionali pur sempre preservando la solennità del racconto epico, come a illustrare il catalogo di eroi. Nelle due figure sedute, A e B, verosimilmente le principali che si dispongono presso le anse, si suggerisce una continuità dell'azione, da leggere quindi da destra verso sinistra. L'essenzialità simbolica astratta dello schema compositivo, privo di notazioni tagistiche, è in accordo con le convenzioni neoclassiche della cultura artistica augustea, così come la disposizione paratattica dei personaggi. Il ritmo lento dei gesti, l'atmosfera sospesa di un'azione imminente, ci spinge ad immaginare l'impeto successivo dell'impresa in un crescendo di suspense e di partecipazione. Nell'insieme, e lo vedremo, la scena risulta enigmatica, una sorta di gioco intellettualistico di voluta ambiguità che suscita la curiosità dell'osservatore, antico e anche contemporaneo, suscitando la conversazione sul mito, coi commensali di volta in volta invitati a esprimere un parere sull'interpretazione. Tale natura polisemica e paradigmatica rende plausibili entrambe le esegesi del pregio, accolta con maggior favore. Nella prima ipotesi, formulata da Fausto Zeri già al momento della scoperta, questa foto ritrae, sarebbero raffigurati Meleagro e gli eroi che si apprestano alla caccia del cinghiale Calidonio. Nella seconda, avanzata da Claudio Parisi Crisicce con il sostegno di Paolo Moreno, sarebbero rappresentati sette contro Tebbe in atto di armarsi. L'eroe B per la resa anatomica, l'eroe E per la postura, appaiono simili al cosiddetto telefo del rilievo omonimo da Herculano in marmo, che è stato coerentemente raffrontato con un eroe su Libria Borocchi del 470-460 avanti Cristo, con i preparativi dei sette controverbe. Le freccette aiutano ad orientarsi sulle analogie. Così l'iconografia dell'eroe F, che si riscontra anche su Libria Borocchi, compare però nelle figure di Teseo, che si cinge del filo di Arianna in alcuni affreschi pompeiani,
a conferma in fondo della versatilità dei modelli. La presenza, tuttavia, dei tre cani che accompagnano gli eroi conviene ad un'attività venatoria, malgrado l'identificazione precisa del mito si è resa incerta dall'assenza di elementi connotanti, quali l'assalto al cinghiale o l'esibizione della preda, di solito presenti nelle raffigurazioni. Non fa ostacolo lo scudo imbracciato dall'eroe B, a prima vista più adatto ad azioni belliche che non ad una caccia, ma in realtà presente nella saga Calidonia, anzi attestato nella tragedia Euripidea Meleagro, il riferimento all'eroe Telamone, partecipe della caccia. In un'analisi indiziaria, la figura maschile raffigurata in trono che apparezza il cane molosso può essere ragionevolmente identificata con Meleagro, vi mostro qui l'affresco della casa del centauro. Invece il compianto Marcello Barbanera identifica con Meleagro l'eroe A, ravvisando nella sua iconografia il costume degli Etoli, che scendevano in combattimento col sole calzare destro, come attesta ancora una volta Euripide nella tragedia di Meleagro, parlando dei figli di Testio, gli zii di Meleagro, che egli uccide. Il monosandalismo, perché questa figura è caratterizzata dal fatto che calza un solo sandalo, potrebbe dunque rappresentare un riferimento dotto di costume, citato, come diremo, nel discorso del messo, del messaggero, nella tragedia Euripidea. La figura C potrebbe rappresentare infatti, a nostro avviso, lo scudiero di Meleagro, che attende la partenza per la caccia fatale, come suggerisce l'assenza di bardature nel cavallo e, oltre all'asta, il tipo di equipaggiamento. Uno strigile, una riubalos e una bisaccia destinato alle cure del giovane principe. La posa riflessiva è frequente nelle raffigurazioni dei messaggeri, spesso di umili origini, a cui nella tragedia è attribuito il compito di narrare eventi extrascenici o di annunciare sventura, sciogliendo l'intrigo drammatico. Importante per intendere la componente tragica dell'azione, rappresentata sul nostro cratere, è la somiglianza del personaggio con il nunzio che su un'anfora del pittore di Dario del 330 a.C., quindi su un modello, assiste al dono ad Atalanta del trofeo della caccia, che provocherà l'ira mortale della madre di Meleagro Altea e quindi la morte dell'eroe. Il supposto nesso tra la pittura vascolare e il dramma di Euripide non è però diretto. È stato ricostruito a partire da un frammento della tragedia omonima di Accio, il Meleager, riferito generalmente alle parole di un nesso che racconta al re Oeneo lo sviluppo drammatico degli eventi, delle cui spoglie e della corona fece dono a questa vergine. Se l'interpretazione coglie nel segno, se ne potrebbe dedurre il carattere continuo dell'azione, volta ad illustrare sul cratere di Giulio Polibio ad un tempo l'incipit della caccia galilonia e nella mimica del personaggio la previsione del suo tragico epilogo. Nell'eroe H, infine, Fatima Silvestro e Marcello Barbanera riconoscono Atalanta, la cui presenza dirimerebbe ovviamente tutte le controversie interpretative, semplificando il lavoro dell'esegesi. L'aspetto virile però della figura potrebbe alludere all'ambiguità che Ovidio sottolinea nelle Metamorfosi, commentando l'avvenenza acerba della principessa Arpade di Atalanta. Ben potevi dirla fanciulla dall'aspetto di fanciullo, fanciullo dall'aspetto di fanciulla. Ma nonostante il corto pitone che indossa e la duplice benda che stringe i capelli, l'identificazione rimane dubbia. Per l'armamento con la spada e lancia, anziché con l'arco che connota l'eroina,
vera ipostasi di una diana cacciatrice. A questa ipotesi ne accostiamo un'altra. Nel libro 9 dell'Iliade, Fenice narra ad Achille di un antico conflitto scoppiato per le spoglie del cinghiale tra i cureti e gli etoli. Non si fa cenno alla partecipazione alla caccia di Atalanta né alla morte di Meleagro. Se si accetta l'assenza di Atalanta, si può ipotizzare che sul cratere di Polibio fosse rappresentata una versione figurata della caccia calidonia, ispirata pure attraverso contaminazioni al testo omerico. Una lezione dotta, colta, in linea con il trend culturale delle opere neoattiche, che soddisfacevano il gusto antiquario dei committenti romani, come il cratere qui in esame, attribuibile ad un'abile officina attiva in Campania nell'ultimo terzo del primo secolo avanti Cristo. Rassicuratevi all'ultimo pezzo. Nel servizio di Polibio fa spicco un vaso di forma inconsueta, una idria, un tipico recipiente greco per attingere acqua, caratterizzato da tre manici, uno verticale per trasportarlo vuoto e, per sollevarlo pieno, due manici orizzontali, che nel nostro caso mancano ed è un particolare significativo. Il vaso ha un profilo teso ed elastico, la curvatura repentina della spalla ricorda l'espandersi dell'echino nei capitelli dorici arcaici. L'ansa, fusa a parte, si salda in basso con una placca decorata a scudetto su cui è incisa una palmetta e in alto scende con un angolo all'imboccatura dove l'orlo è fissato da tre bulloncini. Affacciato sull'imboccatura sorge sull'ansa un bustino femminile di cui si sviluppano via via i volumi fino ad acquisire nel capo una piena autonomia plastica. La veduta frontale suggerisce la postura delle braccia allargate sulla bocca del vaso. Ai lati due cordoni conclusi da due rotelle. Il bustino si presenta frontalmente, ma la leggera inclinazione della testa induce ad una conseguente diversità nella consistenza dei seni e nelle pieghe morbide del peplo. La capigliatura è racchiusa in un ampio saccos, una cuffia leggera, tipica in Grecia delle giovani ancelle, ma non solo, come nella flautista del trono Ludovisi o nelle lapitesse del frontone occidentale di Olimpia. I grandi occhi, dalle palpebre rilevate, sono posti su un piano leggermente sfalsato, come per una veduta dal basso a sinistra. L'artigiano non è ignaro delle convenzioni della plastica greca della fine dell'età severa, verso il 460-450 a.C. Una sorpresa nel corso del restauro fu la scoperta di un'iscrizione incisa sull'orlo. Si vede qualche lettera nell'inizio, qui sulla quella zona, che nel confronto con la idria simile ma di più ricca decorazione ora a New York fu facile leggere par eras argeias e mi ton avetlon, e cioè io, cioè il vaso che parla, sono il premio di gara da era argiva. Ad oggi gli oggetti con tali iscrizioni sono sei in tutto, compreso il nostro, tutti databili nel V secolo a.C., quattro idrie con bustino di fanciulla, di una sola delle quali era nota la provenienza e proviene da una tomba di Sinope sul Mar Nero. Un lebete, ora al British Museum, era usato come cinerario in una tomba femminile del Pireo, che il suo scavatore, Lord Elgin, chiamò poeticamente la tomba di Aspasia. E infine un tripode appartenente al corredo del secondo tumulo reale di Vergine in Macedonia, quello un tempo concordemente attribuito a Filippo II e ora da qualcuno a Filippo Arrideo, fratellastro di Alessandro Magno e suo successore. Quelle di Argo erano per eccellenza, come dice Pindaro, l'Agon Chalcheos, la gara del bronzo. In età più tarda il premio era uno scudo, la Spis, ma come ora sappiamo nel V secolo a.C. fungevano da premio altri oggetti, per prime le idrie, che rimandano al valore dell'acqua in una regione che si voleva condannata all'aridità da Poseidon, irato per la preferenza che gli argivi avevano accordato a Era. Nella sua guida della Grecia, Pausania, arrivando al santuario di Era, segnala un ruscello dal significativo nome di Eleutherion,
l'uccello della libertà, da cui le addette al tempio attingevano l'acqua per purificazioni rituali. La figuretta femminile sulle idrie allude alle giovani inservienti del culto della dea ed è stato detto, cito, la figura del manico viene ad occupare una posizione intermedia tra il vaso di cui è parte e il corpo umano che la maneggia. Il recipiente e il suo operatore si rivelano mutuamente costitutivi, l'uno legato all'altro nel loro servizio alla dea. In un'iscrizione del IV secolo avanti Cristo che esalta i successi di un atleta di Argo, si dice che, cito, ottenne i Cheimelia da riporre nella casa, nel significato omerico di oggetti di valore, premi di gara da custodire come Cheimelia, cioè come cimeli. E preziosi cimeli di casa dovevano essere le idrie di Sinope e le bete del Pireo che accolsero in ultimo le ceneri dell'atleta vincitore o di persona a lui cara. Un significato particolare ha poi il tripode di Virgina. A prima vista stupisce che tra gli ori, gli avori e gli oggetti d'arte che compongono l'eccezionale corredo della tomba compaia un modesto tripode di bronzo vecchio di un secolo. Ma lo capiamo da Erodoto, quando racconta che i greci consideravano la Macedonia una terra barbara e che perfino il re Alessandro I, per partecipare alle Olimpiadi, dovette dimostrare di essere un greco, della famiglia dei Temenidi, che discendeva da un mitico re di Argo, Temenos. Conquistato proprio nelle gare di Argo, il tripode, un vero Cheimelion, un cimelio conservato nel palazzo per oltre un secolo, costituiva altresì un orgoglioso attestato della prosapia dei sovrani. Le gare di Argo, pur non rientrando fra gli agoni panellenici, godevano di largo prestigio, come prova la diffusione dei premi e quindi la partecipazione degli atleti, dal Mar Nero, di Sinope, fino nel nord alla Macedonia. In una tomba di Lipari, datata al 470 a.C., è stata trovata un'idria molto simile alla nostra, ma anepigrafe, sicché a rigore non si può essere certi che fosse un premio delle gare argive. La idria di Pompei costituirebbe allora la presenza più occidentale, se avessimo qualche dato sulla sua origine, essendo escluso, va da sé, che appartenesse ad un pompeiano vincitore ad Argo. Un dettaglio la accomuna ad altre idrie con funzione di premio di doni votivi, cioè la mancanza dei manici laterali, quasi a defunzionalizzare l'oggetto, destinandolo ad altro uso, per esempio funerario, come l'idria di Lipari, appunto, che abbiamo visto, che è ugualmente è privo, ecco, come vedete, è priva di anse. Ora, è ben nota la bramosia dei romani di possedere un bronzo greco originale. A Corinto i coloni cesariani profanavano le tombe per depredarne i corredi, e sono i Necrocorinzia di Strabone. E Svetonio ricorda il saccheggio delle antiche necropoli di Capua. A Pompei il riuso dell'idria in un servizio da banchetto dimostra per sé la estraneità dei proprietari a quel mondo di valori identitari rappresentati come a Vergina dagli avviti premi di gara. Ma l'idria di Pompei subì un intervento ulteriore, perché sul corpo venne praticato un foro circolare e la parete del vaso è leggermente depressa tutto intorno con tracce di saldatura. Dunque al vaso era stato applicato uno sversatoio, un rubinetto, che mancava al momento della scoperta, sicché il recipiente bucato non poteva venire usato in quanto tale. Veramente un'idria delle Danaidi. E quindi un riuso plurimo per la nostra idria di Pompei. Accanto al grande collezionismo dei ricchi romani a caccia delle opere nobili degli artisti famosi, esisteva, a livello minore, un mercato di oggetti di artigianato artistico, produzioni anonime, ma pure apprezzate da un ceto, alla ricerca di simboli di status e di una nobilitazione culturale, di cui il trimalcione di Petronio rappresenta l'esasperazione in chiave di parodia. Il pompeiano che abitò la casa di Via dell'Abbondanza, certamente più avveduto e più colto, venne in possesso, non sappiamo per quali canali, di un oggetto minore, ma autentico e qualitativamente apprezzabile, sul quale forse un osservatore colto era anche in grado di decifrare il nome della grande dea di Argo, con le conseguenti possibili evocazioni poetiche e letterarie e dotti argomenti di conversazione per accompagnare le scene e ricreare, assieme con l'Apollo Lampadoforo e con il cratere decorato da antichi miti di eroi, un'atmosfera ellenizzante di cultura. Grazie.